Un'ora al buio per accendere un messaggio di speranza. 60 minuti da dedicare al nostro pianeta. E tu non puoi assolutamente mancare. Ispirare il cambiamento, e questa è la sfida per il futuro del mondo. Il 29 marzo alle 20:30. Torna l'ora della Terra. Fate come me, spegnete la luce. Dai un futuro al pianeta. L'energia più potente sei tu. Benvenuti a tutti qui a PIAZZA DUOMO, in questa meravigliosa piazza di Cefalù per l'Earth Hour 2014. Ma prima di tutto devo leggere il comunicato del sindaco per il grave evento che sapete tutti, quello che è successo poco fa, quindi questo grave incidente. E questo è il comunicato del sindaco. A nome dell'intera città di Cefalù esprimo sincero cordoglio ai familiari delle vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto all'interno della galleria battaglia dell'autostrada Palermo-Messina, nel quale sono morte 4 persone. Da Gradisca di Sonso, dove mi trovo per partecipare all'annuale assemblea dei borghi più belli d'Italia, ho seguito in contatto telefonico l'andamento delle operazioni di soccorso. Fatti come questi colpiscono profondamente l'animo di tutti e di ciascuno, inducendoci a riflettere sul problema della sicurezza stradale. Desidero rivolgere un invito ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime all'inizio di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in questo fine settimana in città. Quindi adesso inizia un minuto di silenzio in ricordo di queste vittime. Grazie a tutti per questo momento e riprendiamo la nostra manifestazione, il nostro evento. Ci vuole veramente un applauso. Grazie. E riprendiamo questa manifestazione con l'organizzatrice, una delle organizzatrici, con l'esperta alla Green Economy, Francesca Mancinelli. Grazie Patrizia, buonasera a tutti e benvenuti all'Earth Hour 2014, l'ora mondiale della Terra. In tutto il mondo, fra qualche secondo, verranno spente le luci di un monumento importante e anche qui noi contribuiremo a questa importantissima iniziativa di sensibilizzazione ambientale del WWF all'insegna del risparmio energetico e per la lotta ai cambiamenti climatici. Quindi tra qualche minuto assisteremo al cerchio dei bambini con le candele in mano, con la partecipazione delle associazioni sportive cittadine, con il WWF Madonie, il presidente Gioacchino Canizzaro, a cui tra poco lascio la parola, e grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie a te architetto e grazie a tutti per essere qua, grazie al Comune di Cefalù. È il secondo anno consecutivo che il Comune di Cefalù partecipa a questa importante manifestazione mondiale, una partecipazione che oltre a procurare un risparmio energetico notevole, perché se consideriamo tutti i monumenti che sono spenti in tutto il mondo si risparmierà tantissima energia, tantissima anidride carbonica, con chiaramente effetti benefici per l'effetto serra, ma soprattutto intende avere un valore di sensibilizzazione, un valore educativo. Molti comuni in Italia aderiscono. Per quanto riguarda le Madonie, la zona Cefalù-Madonie, hanno aderito il comune di Cefalù, il comune di Castelbuono e il comune di Castellana Sicola, dove saranno spenti pure dei monumenti. Ieri sono stato a Castellana, c'è stata un'iniziativa analoga anche con con i ragazzini delle scuole. A Cefalù le cose vengono fatte in grande, perché giustamente Cefalù merita, questa piazza è bellissima, la cattedrale la conosciamo tutti come uno dei monumenti più belli della Sicilia, quindi meritava una celebrazione di questa ricorrenza in maniera forte e significativa, così come sta avvenendo. Mi auguro che Cefalù continui in questo percorso di sensibilizzazione ambientale, ma anche di pratiche ambientali per un futuro sostenibile. So che l'amministrazione si sta muovendo, grazie anche alle esperte di cui si avvale. Buon Earth Hour a tutti e speriamo di continuare nella nostra collaborazione con delle attività che, oltre ad avere un valore di sensibilizzazione, possono avere anche dei risvolti pratici, un miglioramento della qualità della vita e per un futuro sostenibile. Grazie. Grazie. L'altra organizzatrice, appunto, vi dicevo, tra le organizzatrici c'è anche Maria Rosaria Barranco, che magari può dare il via comunque allo spegnimento della cattedrale di tutta la piazza Duomo. Ci siamo quasi, manca solo qualche secondo. Sono felice di essere qua a compilare questa splendida iniziativa. Sono felice, dicevo, di essere qua presente quest'anno e coordinare questa splendida iniziativa. Abbiamo coinvolto anche i bambini, che sono, vedo, molto numerosi, e fra non molto, dopo lo spegnimento, vedremo un video che ci farà vedere un po' tutto quello che avviene nel mondo come evento Earth Hour, e dopo pubblicizzeremo l'Earth Day che ci sarà a Cefalù dal 12 al 22 aprile. Grazie. Quindi possiamo dare inizio allo spegnimento. Come avviene ora adesso questa modalità? Si sta spegnendo, possiamo dare il via. il 29 marzo alle 20:30. Torna l'ora della terra. Fate come me, spegnete la luce. Dai un futuro al pianeta. L'energia più potente sei tu.